Buongiorno a tutti. Il nostro cammino oggi segue le indicazioni fornite dai seguenti versi della lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 3 di Tito, dal versetto, io commenterò dal versetto 1 al 7. Il capitolo inizia con un ricordati. Ricorda loro di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. Anche noi, dice Paolo a Tito, un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Quindi la missione del credente non è semplicemente quella di migliorare il mondo, ma di salvare gli uomini dalla vanità del mondo. Il credente è quasi inevitabilmente cittadino di uno stato terreno, ma la sua cittadinanza primaria è nei cieli. Tant'è vero che qua giù si considera un pellegrino e uno straniero. Tuttavia, mentre ci siamo, le nostre relazioni con esso devono avere un vero carattere cristiano. Dio stesso ha costituito l'autorità propria nel governo del mondo, perciò il cristiano deve essere soggetto, sia che senta o no, che agisca rettamente o con saggezza, e anche se non possa soffrire materialmente. Naturalmente, se in un dato caso tale sottomissione implicasse la disobbedienza a Dio, allora che cosa deve fare il cristiano? Allora è Dio e non l'uomo che deve obbedire. Insieme al carattere di sottomissione, però, è la virtù di essere preparati da ogni opera buona, affinché quando si presenta l'occasione, la bontà nell'affrontare l'occasione sia spontanea. Soffermandoci sul versetto 7 che dice affinché giustificati per la sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. San Paolo ci dice che per la grazia di Dio siamo giustificati da Gesù Cristo e per questo abbiamo ereditato da Lui la vita eterna. La grazia giustifica poiché solleva completamente uno da una condizione di colpa e lo pone piuttosto in una condizione di giustizia stabilita davanti a Dio. Ora immaginiamoci di vivere una vita nelle stesse condizioni in cui viviamo attualmente, ossia lontano da Dio, perché completamente assorbiti dalle nostre passioni, schiavi del piacere del mondo, odiosi, pieni di invidia nei confronti di tutti, disobbedienti, malvagi, assetati di potere, di fama, di ricchezza, vanitosi. Una vita eterna vissuta così sarebbe una tragedia all'infinito che prima o poi ci stancherebbe tanto da toglierci ogni desiderio di sussistenza. In queste condizioni è ovvio infatti che non siamo in grado di amare i nostri fratelli, in quanto l'unico vero amore che conosciamo è l'amore per noi stessi, poiché la nostra salvezza non è stata per opere di giustizia, ma per la misericordia di Dio, poiché siamo stati lavati, rigenerati e purificati dallo Spirito Santo che ha rinnovato una volta per tutti ogni anima che ha ricevuto questa misericordia. Il vecchio uomo è stato messo da parte per sempre e l'uomo nuovo si è messo al posto del vecchio, poiché lo Spirito è stato effuso in abbondanza su di noi per mezzo di Gesù Cristo, colui al quale sono state date tutte le ricchezze di Dio e che si compiace di condividere senza riserve con i Suoi santi. Questo porta alla sublime benedizione di essere fatti eredi di Dio, con in vista la sicura speranza della vita eterna. Mostra che siamo eredi di Dio a causa della nostra identificazione con Cristo, che è Lui stesso il vero erede di tutte le cose. Essendo uniti in Cristo, diventiamo coeredi di Cristo, ereditando con Lui tutto ciò che solo Lui è degno di ereditare. Questo cammino di conversione libera l'uomo dal potere del peccato, dal dominio del dolore e dalla sofferenza, dal destino della morte, dalla crudeltà, dall'odio e lo restituisce alla sua originaria dignità.
quella di erede della vita eterna e di cittadino del paradiso, affinché, ripeto per finire di nuovo il versetto 7 che dice, affinché giustificati per la sua grazia diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Che meravigliosa grazia di Dio! Buona giornata!